Buongiorno e benvenuti a un altro episodio di Inside My Vintage Closet. Oggi parliamo di kimono e in particolare di kimono vintage. Non solo parliamo di kimono, vorrei anche farvi vedere alcuni dei miei pezzi, diciamo, dei kimono appunto vintage del mio guardaroba e come indossarli e poi qualche altra giapponeseria che è veramente molto carina, che ho acquistato in Giappone, sempre vintage che vi farò vedere. Allora, iniziamo a parlare, diciamo, di kimono. Come indossare il kimono? Il kimono è in realtà molto più semplice da indossare di quanto si possa immaginare. Perché? Perché basta considerarlo, e lì sta il segreto, il trucco del kimono, come un semplice blazer. Quindi indossatelo sempre come una giacca. Potete indossarlo, come sto facendo io adesso, con una semplicissima t-shirt bianca e con un jeans vintage, in questo caso un Levi's 501 vintage. E potete anche indossarlo con qualsiasi tipo di pantalone, con un abito, con una gonna, e una maglietta, una camicia. Veramente è facilissimo da utilizzare anche per esempio in ufficio. In ufficio mi capita spesso per esempio di utilizzare un kimono come una giacca, quindi o lasciato morbido oppure con una cintura in vita, quindi chiuso, con una maglietta va benissimo, con una camicia va anche molto bene. Quindi sfatiamo un po' questo mito del kimono difficile da indossare. Non lo è affatto, anzi, potete sbizzarrirvi perché si adatta in maniera incredibile a tantissimi outfit e potete farlo veramente in maniera sia molto sportiva ma anche molto più elegante, anche dipende ovviamente dal kimono. Allora, ve ne faccio vedere un paio. Ovviamente sono tutti vintage e partirei da questo qui che è un Aori, è così che viene chiamato, diciamo, il kimono corto. Questo qui, guardate com'è bello, in realtà è il mio primo kimono, il primo kimono che ho acquistato, non l'ho acquistato in Giappone, ma l'ho acquistato in Belgio, esattamente a Bruxelles, da Eponine Vintage, che è un negozio, che si trova vicino alla piazza centrale, insomma, di Bruxelles, quindi in pieno centro. Eccolo qui. Questo, come vedete, è veramente semplice come una giacca. Potete lasciarlo così, quindi aperto, oppure, se vi fa piacere, potete indossarlo con una cintura mini, quindi niente di impegnativo. Ecco qua, con una cintura, e lui fa già la sua bellissima figura. E così potete indossare tranquillamente anche in ufficio. Io ci abbino sempre un turbante, perché il turbante secondo me col kimono sta perfettamente, ma questo ovviamente è di Madame Hilary e tra l'altro ve lo faccio vedere un po' più da vicino, perché è un kimono, scusate, un turbante che Madame Hilary ha creato con un tessuto che ho portato proprio dal Giappone. Quindi anche questo proviene dal Giappone, un tessuto che ho acquistato a Tokyo in un mercatino. E Madame Hilary ci ha fatto un bellissimo turbante. Quindi vi dicevo, semplicissimo da utilizzare, eccolo qua, kimono con il cinturino e voilà, perfetto. E questo, diciamo, è il primo che vi ho fatto vedere anche con un eventuale cinturino piccolo. In realtà ho un altro Aori. Questo Aori invece l'ho acquistato in Giappone. Ecco, se vi dovesse mai capitare di andare in Giappone, vi consiglio di fare un giro non soltanto nei negozi di vintage, che spesso hanno delle zone veramente dedicate soltanto ai kimono, ma anche per esempio nei mercatini, dove è facile effettivamente trovare dei pezzi originali veramente stupendi. Questo qui, celeste, per esempio, proviene da un negozio bellissimo a Kyoto, dove veramente ho rischiato di impazzire perché ci sono delle cose veramente stupende. Sono tutti pezzi originali e tutti pezzi vintage. E lì ho acquistato lui, che ha un colore bellissimo, un altro Aori. Ecco qui, guardate com'è semplice, cioè portato aperto senza nulla, è veramente splendido. Guardate un po'. Però, se volete, si può abbinare anche per esempio a una cintura un po' più, diciamo, impegnativa, come questa qui, che invece è di Ottodan. Hop, e voilà. Diciamo, fa un po' un effetto diverso, però, e voilà, anche lui, indossato così, direi che è perfetto.
questa cintura fa un po', diciamo, l'effetto hobby, non lo è, però effettivamente direi che veste benissimo il nostro kimono, anzi il nostro ori, facciamo questa differenza. Allora, nello stesso negozio in cui ho acquistato questo pezzo bellissimo, ne ho acquistato un altro, che invece è un pezzo, diciamo, molto particolare e che io amo tantissimo. È un pezzo unico, anche lui vintage, che vi faccio vedere. È già un kimono un po' più lungo, quindi possiamo considerarlo effettivamente un kimono e non più una ori. Guardate, allora è in seta ed è tutto dipinto a mano. Quindi veramente questo è un pezzo, diciamo, un po' meno economico rispetto agli altri che ho acquistato a prezzi molto più bassi, ma obiettivamente è così bello che io non ho saputo resistere e quindi anche lui, guardate qui, che meraviglia. Lui è veramente splendido. Un pezzo veramente unico, fantastico. Anche lui appunto nello stesso negozio a Kyoto dove ho acquistato l'ori che vi ho fatto appena vedere. E lui secondo me è uno, probabilmente il mio kimono preferito, è il pezzo più bello che credo di avere nel mio armadio. Poi vi faccio vedere un altro pezzo, questo invece proviene da un negozio di vintage di Tokyo che, come vi dicevo, spesso questi tipi di negozi hanno un angolo dedicato proprio al vintage e ai kimono. Quindi il negozio si chiama Buffalo, è un negozio in realtà di vintage americano, ma lì ho trovato per esempio dei pezzi meravigliosi come questo kimono lungo che ha anche una sua cintura che adesso vi faccio vedere. Ecco, la cosa più complessa del kimono è infilarselo e beccare anche la manica. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, questo invece è un pezzo lungo, potete utilizzarlo anche per esempio in casa come una, diciamo, una vestaglia o comunque per coprirvi al mattino con i vostri, diciamo, la vostra lingerie sotto. Questo anche lui può portarsi aperto, oppure anche la sua cintura, eccola qui, e potete legarlo in vita per esempio. È molto bello anche per esempio da portare come insomma, nei periodi anche un po' non invernali, ma sicuramente autunno, adesso per esempio, o il periodo primaverile, come copri capospalla, no? Quindi come un po' una sorta di spolverino. Vi faccio vedere un ultimo pezzo che è sempre giapponese, ma in realtà è più una sorta di, chiamiamola una giacca. Con una, diciamo, dei, anche questa un po' fa l'effetto vestaglietta, ma va benissimo anche da portare fuori. E questa in realtà invece l'ho presa in Spagna in un negozio di vintage che credo fosse, non era Valencia, forse Madrid. Eccolo qui, anche lui ha un bellissimo disegno, sempre disegni insomma giapponesi, però la forma è quella proprio diciamo, più da vestaglia, ecco, e meno da kimono. Allora, mi rimangono pochissimi minuti, quindi non posso farvi vedere alcune cose che volevo farvi vedere, ma parlando di vintage e di kimono, vi faccio vedere questa, che è una gonna che ho acquistato a Tokyo. Anch'essa è creata con kimono vintage, quindi sono dei kimono che sono stati recuperati perché magari strappati, rotti o non più utilizzabili in alcuni punti e loro hanno creato questi bellissimi pezzi unici che sono in realtà gonne o altri pezzi creati da kimono vintage. Questi ve li faccio vedere prossimamente perché magari vi faccio un piccolo tutorial su come indossarli, sono i famosi Obi. Quindi questi anch'essi vengono dal Giappone, sono bellissimi, molto complessi da utilizzare, da indossare. E ve li faccio vedere poi magari in un tutorial come si indossano perché sono veramente belli. E poi, di corsissima, le giacche, souvenir jackets, le jackets souvenir con i disegni giapponesi. Vintage, questa no, questa con Betty Boop è diciamo un rifacimento. Questa invece è originale.
vado di corsissima, mi è scaduto il tempo. Grazie e se avete domande scrivetemi.